www.redigio.it e la storia continua. Donna Florida, donna bella. Ogni espressione di bellezza della natura è consociata a un'idea di floridezza, di fecondità, di abbondanza. Un albero di melo è bello quando appare rosseggiante sotto il carico di frutti opulenti. Una rosa è bella quando si espande nel pieno rigoglio delle sue forme carnose. Perché la donna, questo vagheggiato e desiderato fra tutti i frutti terrestri, dovrebbe essere un'eccezione alla regola? Si dice. È una pura questione di gusto individuale, ma fino a un certo punto, perché c'è un criterio estetico e decorativo sul quale tutti siamo d'accordo, e cioè che non può mai essere bella una forma la quale contrasti con la sua funzione. La funzione ornamentale di un organismo è la vita. Essere sani ed esprimere questa salute attraverso un aspetto vigoroso, rigoglioso, ricco di vita, è dunque la prima condizione per essere belli. Nel caso della donna, a questa istintiva funzione vitale se ne aggiunge un'altra, umanamente più importante e più alta, quella di dare la vita. Nessuno di noi direbbe di un povero ronzino acciaccato e scheletrico che ha un bel cavallo. E allora come può essere bella una donna che dice nel petto smunto, nei fianchi stecchiti, la sua incapacità a procreare? Ecco il fondamento della reazione contro questa concezione della donna sfrondata, potata, piallata, che è stata diffusa dalle moderne mode esotiche e decadenti. L'umanità ha sempre glorificato la donna sana. Su questo ci sono i documenti che parlano chiaro. I quadri, le statue, i mille capolavori delle arti figurative, nelle quali le varie epoche hanno lasciato espresso il loro ideale di bellezza mulibile. Quando si vede l'elegantissima principessa egiziana Nefert mostrare 3.000 anni prima di Cristo le stesse sode rotondità che l'ottocentesco e madrileno Goya metterà nella sua Maya, o si vede che la regina Sira Napir Asu incedere con la stessa pienezza di busto e vigoria di fianchi con cui 2.900 anni fa incederanno poi le dame del ghirlandaio, bisogna riconoscere che questa concordanza non può essere solo casuale. Percorrete musei, compulsate stampe, vedrete che per Giotto, come per Rubens, per Leonardo, come altri, il conte di Canova, la floridezza e la bellezza. Ma si domanda adesso, ma è possibile che per secoli e secoli l'umanità si sia sbagliata? È possibile che i più grandi pittori e scultori, i maestri che hanno illustrato l'età dell'oro dell'arte e abbiano commesso tutti quanti questo solenne sproposito di gusto? E che i disegnatori dei giornali di moda parigini o gli illustratori del magazine americani abbiano più di Tiziano o di Velázquez? Ma che cos'è la bellezza? Come fanno a saperlo? In queste domande c'è già la denuncia del loro assurdo. No, il genio come l'igienista, l'estetica come il buonsenso sono d'accordo. Donna Florida, donna bella. www.redigio.it
e la storia continua.